Minasan konnichiwa, giapponese con Miru e yokoso. Ciao a tutti e benvenuti su Giapponese con Miru. In questa lezione studieremo la forma in te dei verbi che finiscono con la sillaba ts e in più vedremo anche due forme dell'imperativo. Iniziamo studiando una lista di verbi che finiscono con la sillaba ts. Il primo verbo è un verbo che noi abbiamo già visto nella lezione 70 ed è il verbo matsu, matsu, e significa aspettare, matsu. Poi il verbo motsu, 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 che significa tenere, reggere qualcosa in mano. E infine il verbo tatsu, tatsu, che significa alzarsi in piedi. Questo verbo significa alzarsi in piedi e non significa alzarsi la mattina. Per dire alzarsi la mattina si usa un altro verbo. Tatsu significa semplicemente alzarsi in piedi. Iniziamo confrontando il verbo matsu e il verbo motsu. Li confrontiamo perché sono similissimi nella loro scrittura. Allora, se vi ricordate, nella lezione 70 abbiamo analizzato il radicale gyōninben. Il gyōninben, che ho scritto qui in rosso, che è quel radicale che significa camminare nei dintorni oppure andare in un posto per poi tornare. Il gyōninben con a fianco l'ideogramma di tera, che significa tempio. Gyōninben e tera insieme diventano il verbo matsu. Matsu si scrive con questo kanji, che deriva da questo pittogramma, dove riconosciamo sulla parte sinistra la metà di un pittogramma che abbiamo già visto in passato. Vi ricordate il pittogramma di incrocio, che è questo? La parte sinistra del pittogramma di incrocio è presente su questo pittogramma. Significa camminare, però camminare da un posto all'altro per poi ritornare, o comunque camminare lì intorno senza allontanarsi, stando sempre sullo stesso posto. Camminare qui e lì per poi ritornare nello stesso posto. Poi abbiamo qui sul lato destro l'erba che cresce, da cui il kanji di terra, e una mano che sembra che sta misurando qualcosa, da cui questo simbolo che è un'unità di misura. Questa mano sembra misurare le pulsazioni cardiache dal polso, quindi come se stesse contando qualcosa, come se stesse misurando il tempo forse. Comunque, la cosa importante da ricordare di questo kanji, noi abbiamo visto la parte destra di questo kanji sia nella parola otera, infatti solo la parte destra è la parola otera, tempio buddista, o l'abbiamo anche vista nella parola toki, che significa tempo o anche quando. Adesso il radicale è diverso. Questo radicale si chiama gyōninben. E io vi prego di fare attenzione perché noi in passato abbiamo già studiato il radicale ninben. Il radicale ninben, che sarebbe il kanji di persona, che messo sul lato sinistro significa appunto persona, il radicale di persona si dice ninben, questo si chiama gyōninben e presenta un tratto in più. 1, 2, 3. Quindi attenzione che il gyōninben, anche se ha all'interno la parola ninben e potrebbe sembrare che ha a che fare con una persona, con le persone in genere, in realtà ha a che fare con una passeggiata, un concetto di camminare sempre nello stesso posto o comunque allontanarsi, andare in un posto per poi comunque ritornare. Questo stare di stanza in uno stesso posto vuole che questo radicale venga utilizzato anche in alcuni kanji che hanno a che fare con, come dire, un incarico dato a una persona che deve appunto stare in un determinato posto. Comunque il gyōninben compare nel kanji di matsu, aspettare. Gyōninben e tera insieme diventano il verbo matsu. Lo sappiamo già scrivere, lo scrivo al volo. Facciamo il gyōninben, 1, 2, 3. La terra, 1, 2, 3. Infine questi ultimi tre tratti che rappresentano il concetto di misurazione. Questi tre tratti descrivono una mano che sta a misurare le pulsazioni cardiache. 1,
2, schizzando, 3. L'ho fatto un po' troppo piccolino, cerco di scriverlo meglio. Allora facciamo il Gyonin Ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cercando di schizzare un po', 9. Mats, aspettare. Kanji di Mots si somiglia molto al kanji di Mats, solo che cambia il radicale. Il radicale è il radicale te-hen. Te significa mano, te-hen è il radicale di mano. Chiaramente questo è il verbo che significa prendere in mano, tenere in mano, reggere qualcosa, avrà il radicale di mano. Quindi è molto semplice, vado abbastanza spedito. Facciamo il radicale di mano te-hen all'inizio. 1, 2, schizzando un po', poi il terzo tratto dal basso verso l'alto un po' a schizzare. 3, 1, 2, 3, e poi il kanji di tera. 4, 5, 6, 7, 8, schizzando, 9. Lo rifaccio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Infine vediamo il verbo taz, alzarsi in piedi, che deriva da questo pittogramma. C'è un uomo dove vengono enfatizzate in rosso le gambe sul suolo che ho scritto in verde. Quindi un uomo che sta in piedi diventa questo kanji, è un kanji abbastanza semplice da scrivere, si fa in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Taz, alzarsi in piedi. Ora scopriamo che la forma in te dei verbi che finiscono con la sillaba z si costruisce esattamente agli altri verbi che abbiamo già studiato in passato. Se il verbo kau che finisce con la vocale u diventa katte nella forma in te, e se il verbo toru che finisce con la sillaba r diventa totte, allo stesso modo, esattamente allo stesso modo, il verbo mats diventa matte. Mats diventa matte. Il verbo moz diventa motte. E il verbo taz diventa tatte. Quindi vediamo che la forma in te dei verbi che finiscono in u, dei verbi godan, ricordate i verbi godan che finiscono con la sillaba r, e i verbi che finiscono in z, si costruisce esattamente allo stesso modo. Kau, katte, toru, totte, mats, matte, moz, motte, taz, tatte. Adesso è il momento di studiare l'imperativo gentile. Questo imperativo gentile è una forma imperativa che in giapponese molto spesso si utilizza per chiedere qualcosa a qualcuno, per chiedere un favore, per esempio, ma contemporaneamente anche dare un ordine. Questo imperativo gentile si forma con la forma in te del verbo più la parola kudasai. Te kudasai. Kudasai è una parola che abbiamo studiato nella lezione precedente. Per esempio, prendiamo il verbo mats, aspettare. Se io volessi dire aspetta per favore aspetta, dirò matte kudasai. Quindi metterò il verbo mats nella sua forma in te, mats diventa matte, e aggiungo la parola kudasai. Matte kudasai,
aspetta per favore. Se volessi dire a qualcuno di reggere qualcosa, un libro, reggere un vassoio, prendere qualcosa in mano, prendi questo, dirò dal verbo, userò il verbo moz e dirò motte kudasai, motte kudasai. Per esempio, se volessi dire prendi questo libro, reggi questo libro in mano, dirò kono hon o motte kudasai, kono hon o motte kudasai, kono hon o motte kudasai. Prendi questo libro, tieni questo libro. Poi, se volessi invitare qualcuno ad alzarsi in piedi, da una posizione seduta, userò il verbo tatsu. E allora darò un ordine dicendo alzati, alzati per favore. E dirò tatsu nella sua forma in te, tatte kudasai. Tatte kudasai. Tatte kudasai. Signori tutti, vi prego di alzarvi. Minasan, tatte kudasai. Minasan, tatte kudasai. Quindi abbiamo visto che la forma in te più la parola kudasai formano l'imperativo gentile che in giapponese si utilizza per sia dare un ordine in modo abbastanza gentile e anche per chiedere un favore. Abbiamo visto matte kudasai, aspetta per favore. Watashi o matte kudasai, watashi o matte kudasai, aspettami, watashi o, in quel caso watashi diventa un oggetto. Aspetta, chi? Me. Aspettami, watashi o matte kudasai, aspettami. Kono hon o motte kudasai, prendi questo libro, reggi questo libro, tieni questo libro. Kono hon o motte kudasai. Oppure, questo è un po' più un ordine, un invito imperativo per invitare qualcuno ad alzarsi, quindi tatte kudasai, tatte kudasai. Infine voglio parlarvi di una particolarità della forma in te. Se abbiamo visto che la forma in te più kudasai è una forma imperativa gentile che possiamo utilizzare per dare un ordine in modo gentile, è una forma che si può per esempio utilizzare nei ristoranti quando si parla con i camerieri, per esempio, no? Mi porti l'acqua, mi porti il vino, eccetera, eccetera. Esiste anche una forma imperativa più confidenziale. È una forma che io vi insegno, ma che non vorrei che utilizzaste, perché è effettivamente molto confidenziale. Lo potete utilizzare con un amico o con i familiari. Ovvero, la dicitura te kudasai è una dicitura che pronunciata suona anche abbastanza piatta. Matte kudasai, motte kudasai, tatte kudasai. Kudasai esprime il significato di per favore faccia questo, per favore mi dia il fatto di aspettare, per favore mi dia il fatto di tenere qualcosa in mano, per favore mi dia il fatto che lei si alzi. Se noi togliamo la parola kudasai, e utilizziamo semplicemente la forma in te, modulando un po' la voce, possiamo utilizzare la forma in te a mo' di imperativo. Per esempio, se dovessi dire aspetta, oppure aspettami, quindi in italiano noi molto spesso moduliamo un po' la voce per creare questa forma imperativa, no? Dobbiamo cambiare il tono. Allora, in questo caso, anche in giapponese, semplicemente cambiando il tono della forma in te, questo può diventare un imperativo. Matte? Matte? Aspetta! Ehi, ehi! Motte? Ehi, reggi questo! Oppure, ehi, tatte? Oh, alzati! Quindi, questa peculiarità della forma in te di cui volevo parlarvi è che se noi utilizziamo la forma in te modulando un po' la voce a modo imperativo, la forma in te, così come sta, diventa effettivamente un imperativo. Si tratta di una struttura contratta della forma te kudasai, è una forma più confidenziale, è una forma molto familiare che si utilizza in contesti informali, si utilizza con amici. Se utilizzate questa forma con un giapponese che non conoscete, questa persona rimane un po' così perché sente come se voi aveste preso effettivamente troppa confidenza. È
Ed eccoci arrivati a fine lezione. Questa volta abbiamo visto come si costruisce la forma in te dei verbi che finiscono con la sillaba z. Ho utilizzato questi verbi che finiscono con la sillaba z a pretesto per potervi insegnare anche la forma dell'imperativo gentile. E in più, cosa non meno importante, abbiamo visto come la forma imperativa sia un po' intrinseca, sia già all'interno della forma in te, semplicemente modulando la voce. È una forma dell'imperativo che, vi ripeto, vorrei che voi non utilizziate. Prendete confidenza con la struttura te kudasai. Io vi ringrazio per aver guardato, spero che la lezione vi sia piaciuta, chiaramente vi invito a mettere un pollice up, a fare l'iscrizione al canale e a venirmi a trovare anche sul gruppo Facebook di Giapponese con Miru. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Già, matane!